ormai aumentato ancora in base alle ultime segnalazioni, nonostante la curva sbagliata in discesa, il vantaggio della Venturelli. Quindi tra poco la vedremo giungere all'ultimo chilometro, è l'ultimo tratto impegnativo di salita, poi ci sarà, ripeto, la veloce discesa, la macchina cambio ruote la segue, quindi decisamente è aumentato il suo vantaggio che era segnalato attorno al minuto. Siamo a 2 km dall'arrivo, 2 km dall'arrivo per Federica Venturelli, nuovo grande entusiasmo per lei, mentre vediamo Irene Cagnazzo che occupa la seconda posizione provvisoria in gara. Decisamente un passo un po' diverso quello della Venturelli e della Cagnazzo. Siamo in discesa, ci sono alcune curve estremamente impegnative che sta affrontando con grande prudenza. Ormai Federica Venturelli sa che deve solo gestire questo finale, deve solo gestire il finale. Federica Venturelli deve solo gestire il finale, il suo vantaggio è notevole. Vediamo, ora siamo tornati con Irene Cagnazzo che occupa la seconda posizione. Vediamo sempre Irene Cagnazzo che occupa la seconda posizione. Abbiamo visto, ha allargato notevolmente questa curva, anche lei qualche difficoltà in discesa. Ora Federica Venturelli è nella parte più veloce della discesa, mentre tra poco svolterà per affrontare l'ultimo chilometro in questo momento. Ultimo chilometro, l'avete visto, per Federica Venturelli, 1 km per lei, ora svolta a sinistra, mentre vediamo Irene Cagnazzo. Seconda posizione per lei, tra poco anche lei raggiungerà il cartello dell'ultimo chilometro, quindi tra poco anche Irene Cagnazzo sarà all'ultimo chilometro. Intanto Federica Venturelli già ha superato l'ultimo chilometro, ormai è nelle fasi finali, ormai cartello dei 500 metri all'arrivo, ormai circa 500 metri all'arrivo per Federica Venturelli. Federica Venturelli che sta affrontando il tratto in salita finale, mentre vediamo, ormai possiamo dirlo, i giochi sono fatti per l'atleta della Cicli Fiorin. Ormai ha superato il tratto della verifica licenze, il parco dell'Acqua Santa, ed ora rilancia nuovamente l'andatura. Grande morale per lei, sicuramente sa che va a conquistare la maglia tricolore in fondo al rettilineo. Ormai è al cartello dei 150 metri, sta già festeggiando. Quindi Federica Venturelli, 11ª vittoria all'attivo per lei, è la nuova campionessa italiana per la categoria donne esordienti, secondo anno. Un grande applauso di tutti gli sportivi accorsi a Chianciano Termi per Federica Venturelli che alza un braccio. All'arrivo Irene Cagnazzo, veramente splendida la prestazione dell'atleta piemontese, e secondo posto per Irene Cagnazzo che merita un grandissimo applauso. Irene Cagnazzo secondo posto, mentre Marta Pavesi, quindi secondo posto per la piemontese Irene Cagnazzo, che taglia soddisfattissima l'arrivo, veramente una bella prestazione la sua, un grande secondo posto per lei. Ed ora aspettiamo l'arrivo di Marta Pavesi, l'atleta, ma terzo posto per Marta Pavesi, mentre vediamo lo sprint del gruppo, le atlete che sono rimaste. Stremata arriva Marta Pavesi, terzo posto per Marta Pavesi all'arrivo, mentre subito dopo lo sprint del gruppo. Federica Venturelli alla mia sinistra è la neocampionessa italiana della categoria esordienti secondo anno. Sei partita come grande favorita e sei riuscita a mantenere il pronostico, che non è assolutamente facile. Sì, è molto difficile anche perché tutti sapevano che dovevano guardare me e quindi tutti seguivano me.
e quindi anche scattare non è stato facile, ho dovuto indietreggiare nel gruppo per poi partire da dietro in velocità. Abbiamo visto comunque che appena sei scattata hai fatto subito il vuoto. Sì, anche perché lì la pendenza era abbastanza alta e quindi partendo già con una differenza di velocità importante sono riuscita a fare subito il buco e poi mantenere il distacco. Durante la fuga hai avuto qualche momento in cui hai temuto che ti raggiungesse? Beh, di sicuro quando sono arrivata in cima alla salita ero molto stanca e quindi temevo che comunque tutte riuscendosi a organizzare potessero raggiungermi, però quando ho visto che sono passata per la prima volta sotto l'arrivo, visto che c'era un bel distacco, e ho iniziato a credere di potercela fare. Una curiosità, nel finale tra un po' sbagli strada, qualche timore l'hai avuto? Sì, anche perché ero molto stanca e ormai stavo già pensando all'arrivo, non ero più molto concentrata e comunque sono riuscita a prendere la strada giusta alla fine e non perdere più di tanto. Senti, un tricolore, una dedica la richiede in assoluto. Di sicuro tutta la squadra, tutte le persone che mi seguono, il direttore sportivo Daniele Fiorin, il meccanico Stefano e tutte le persone che mi sostengono sempre, i miei amici. Soprattutto Beatrice, Giorgia, Giacomo, Elia e Lorenzo. Ti ringrazio. E allora Daniele Fiorin ti ha appena ricordato, per te il tricolore non è una novità, però credo che riuscire a ottenere un risultato del genere sia sempre un'emozione nuova, veramente qualcosa che ti lascia qualcosa sempre in più. Beh, diciamo che siamo fortunatamente abbastanza abituati, è logico che ogni volta è sempre un'emozione nuova, come dici tu, e poi, come ha detto Federica, partire da favoriti e riuscire a confermarsi non è mai così scontato, quindi diciamo che è andata bene. Fortunatamente il piccolo errore sul finale non è costato nulla di che, e quindi dai, diciamo che la giornata si era addrizzata dopo un primo anno che secondo me la nostra ragazzina poteva ambire al podio e purtroppo c'è stato un incidente meccanico che l'ha tagliata fuori, e quindi dai, tutto bene.